Non riesce a trovare la gara a profondità in risposta a Kukalova. E c'è il... ottima prima, ancora una volta a uscire da destra. Ha vinto per 7 punti a 5 la Kukalova. E poi nel terzo set è stato sotto 3-1. Poi 4 game di fila per la ceca, che non riesce qui nel passante di rovescio. Sul 5-3 però non è riuscita a chiudere. Van de Wege, vittoria sempre in rimonta. Era sotto addirittura 6-3, 5-3. Van de Wege che aveva servito la grandissima fino a quel momento, tenendo il servizio per ben 5 volte a 0. Tanto qui gran recupero della Ivanovic, che però poi non riesce a contenere la successiva apertura di campo. Si imposta nuovamente al tiebreak la Kukalova, prima di chiudere per 6-4 al terzo set. Bravissima, ha spinto subito sin dalla risposta, prendendosi il campo con il rovescio, ha costretto la Kukalova ad arretrare. Vedete come ha perso campo e da lì è molto complicato riuscire a difendersi. Palla sempre in spinta, ha fatto un mezzo miracolo a contenere la risposta profonda e aggressiva della Ivana. Nastro e la palla comunque rimane in campo. Cheers. Si resta in questo game. Ivanovic vuole a tutti i costi partire con il piede giusto, mettere immediatamente vantaggio. Per Kukalova invece questo risultato dovrebbe già garantirle una posizione tra le prime 32 al mondo, in questo momento è virtualmente al 31 e dunque essere testa di serie. 15 pari. 15 pari. Ancora una volta sempre in costante proiezione offensiva. 15-30. Ancora l'ottima risposta e ancora una volta dell'avversario alla possibilità per il finale della vincente di questo incontro. E in semifinale bella meglio su una certa Samantha Stosur. Tanto qui alla grande si porta sul 30-0 Ivanovic. Finale. Ottimo questo dritto, questo preciso per il 40-30. Che risposta, e poi lascia andare il braccio sul dritto successivo. Niente da fare, Kukalova costretta a soffrire anche in questo suo terzo turno di battuta. Nel primo si è salvata di essere molto pericolosa. Non viene chiamata questa risposta, la palla è buona, chance per il doppio break Ivanovic. Attacco in controtempo, la chiusura in bellezza di questo primo set a senso unico, 6-1 Ivanovic in 26 minuti. Il problema, come vedete, alla parte alta della coscia destra, vedremo se questo le impedirà muoversi. Come indovina l'angolo Ivanovic, ma non contiene, chissà che questa scelta di qui in avanti e probabilmente cercherà. Al volo. Non era facile, brava però a togliere il tempo alla serba. Allora. Si può sorprendere qui la serba, costretta a indietreggiare, perde tempo. Colpo che ne scaturisce.
adesso può passare comodamente, ma il miracolo l'ha fatto in precedenza, immaginando che la Kalava avrebbe attaccato sul suo rovescio. Ecco che rivediamo, parte prima, impatta perfettamente, costringe a giocare una volea impossibile la ceca. L'idea a sottolineare l'importanza del momento, l'errore in risposta. E qui è sembrata molto in difficoltà, è ricaduta piuttosto pesantemente. La ceca ci ha neanche provato. 15-30. Ottima prima. Comoda la chiusura, 30 pari. E stringe i denti adesso. Sa di aver avuto una possibilità nel game precedente. ...40-30... Insomma, si butta da una parte. E con il servizio riesce a cavarsi l'impaccio. È la situazione che diventava. Ace. Cosa si è inventata? Il rovescio lungolinea sull'ottima risposta angolata della Kukalova. Da campionessa annulla questa palla break. Advantage. Secondo ace del game, vantaggio Ivanovic. Si è difesa Ivanovic in questo punto. E alla fine chiude con il dritto, ha dovuto farlo quattro volte, ma alla fine lo porta. Okay. Terzo ace, è il primo da sinistra. Solamente un punto sulla seconda in questo set, 6 su 19 nel match. Magnifica questa smorzata con il peso. Magnifico questo dritto, non c'era assolutamente lo spazio per. È 0-30. Ciao. Eccola qui. In tutto il sospetto. Fortunatissima qui. Lungolinea che sarebbe stato facile preda della Kukalova, invece. Non è riuscita a incidere con la risposta a lungolinea. Tanto spazio a disposizione della Kukalova. Lascia che si sposti verso destra e poi la punisce con il contropiede, ma la risposta è stata fantastica. Sulla riga il rovescio della Ivanovic, sottolineato dall'Aide. Il contropiede vincente, ancora una volta sorprende la Kukalova, impegnata a recuperare il campo perso dopo la sua dritto.
sulla riga. E poi sbaglia di pochissimo. Insomma, due game per parte. E chiude con la prima a uscire Ana Ivanovic, raggiunge la quinta semifinale stagionale dopo i due titoli conquistati a Oakland, Monterrey, la finale persa a Stoccarda, la semifinale di Roma, arriva la semifinale a Birmingham, la quinta finale dell'anno, la terza sull'erba in carriera e la 35esima vittoria in stagione. Ana Ivanovic batte Clara Kukalova con il punteggio di 6-1, 6-4.